Buongiorno a tutti i tifosi del Milan. Simone Andrea Ganz ha iniziato nella squadra che lui tifa, che lui sente, che ha voluto. Gli auguro tutto il bene del mondo, insomma, questa è la verità, con la maglia che ha sempre sognato di indossare. La lotta che ho di mio papà sicuramente è il fiuto del gol. Mi ha insegnato soprattutto il sacrificio e la voglia di arrivare. Testardo? Preso da te. Generoso, perché è generoso sia in campo e soprattutto fuori dal campo. E tecnico. A me verrebbe da dire tale padre, tale figlio. Il momento più emozionante è stato a Perugia quando l'arbitro fischiò e vincemmo lo scudetto. Il mio esordio in Champions League direi che è stata un'emozione unica. Dopo la partita Ibrahimovic è venuto nello spogliatoio e mi ha detto: è il tuo esordio? E io ho detto sì, complimenti. E non me lo sarei mai aspettato. Io direi Bambaste. Da attaccante credo che sia stato il giocatore più importante nella storia del calcio del Milan. Io mi sono innamorato di Kakà perché aveva una classe immensa, secondo me è uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. L'obiettivo di Milan Gloria è di portare le glorie dal popolo rossonero, 40-45 mila tifosi rossoneri allo stadio di Giacarta. È stata un'emozione immensa con una squadra veramente forte. Secondo me lo conosci un certo Filippo Lora, che ti scrive: Simo, ma quando hai fissato le nozze e la data del matrimonio per l'addio al celibato ci penso io. Mi fa diventare rosso però quando parli di queste cose. Simo Andrea nasce rossonero, io non nasco rossonero, però insomma ti rimane dentro rimane questi colori, questa maglia, ti rimane dentro la società, ti rimane dentro un qualcosa di grande.